società, i gruppi dirigenti, come dice Pierpaolo. Io vorrei dire una roba intanto al segretario per la relazione di ieri, poi le altre spero di dirle a tutti, ma questa la devo dire proprio a te. Perché ringraziare i compagni e le compagne come tu hai fatto all'inizio, sicuramente è giusto e anche doveroso, però è anche molto facile. Cioè, il gruppo dirigente non ha la responsabilità di farsi scudo delle virtù dell'organizzazione. È un po' più difficile assumere il senso di responsabilità e ancora più difficile liberarsi della demagogia. Se non ce ne si libera, non c'è via d'uscita. Per cui tu non puoi, Paolo, non puoi venire qui a fare ironia su Rivoluzione Civile, sulle riunioni fatte in sette stanze, perché l'avete voluta, praticata e imposta così. Non puoi venire qui a parlare di Genova, perché tutti abbiamo memoria. E io mi ricordo quando sono state fatte le primarie del centro-sinistra a Genova, che il PD si spaccò, e tu hai detto il giorno prima che era una televendita che non ci riguardava, e il giorno dopo che era una meravigliosa vittoria della sinistra la candidatura di Dori. Compagni, se questo è un partito in cui si può dire qualsiasi cosa, non c'è mai la verifica, non c'è mai il riscontro, non c'è mai il rendiconto, non la resa dei conti, ma il rendiconto, non c'è discussione possibile, non se ne esce. Non si può avere un gruppo dirigente che viene... Ecco, ieri hai demolito anche l'ultimo pezzettino che rimaneva del congresso di Napoli, perché il Fronte Democratico venne spazzato via prima ancora che il congresso iniziasse, la Federazione della Sinistra è già stata abbondantemente sepolta, e ieri hai fatto anche l'autocritica per la cosiddetta gestione unitaria, lo scioglimento delle correnti e altre amenità che vennero ampiamente discusse in quel congresso. Ma se un congresso fatto 2 anni fa non rimane più in piedi niente, ma che relazione mi vieni a fare? Di cosa ci parli? Allora, l'assunzione di responsabilità. Io ho una responsabilità, noi compagni diciamo che abbiamo proposto il secondo documento, però non ci possiamo mettere, come posso dire, esimere dal chiedere un riscontro di quei dibattiti, ecco, che sono stati fatti, che sono conosciuti, che sono pubblici. Adesso scopro addirittura che l'orgoglio di partito, l'orgoglio, dopo che ci hai detto per 3 anni che noi eravamo settari perché dicevamo che il partito doveva crescere su se stesso, invece in Groia si avrebbe portato a uscire dall'isolamento. Ma insomma, ma si può discutere in questa maniera? Non si può. Allora, i numeri ci dicono delle cose, compagni. Noi abbiamo fatto il congresso di Chianciano in 46.000, poi abbiamo avuto una scissione pesantissima. Abbiamo fatto il congresso di Napoli in poco più di 16.000, facciamo questo congresso forse 12.000, e non aggiungo altri dati, altre cifre, i risultati elettorali, lo stato dell'organizzazione, perché non c'è tempo e perché tutti noi li conosciamo. Abbiamo rinviato questo congresso, hai voluto rinviare questo congresso contro l'opinione di molti di noi che si doveva fare a primavera per lo straordinario congresso. Stiamo chiudendo oggi come l'avremmo chiuso a giugno. Compagni, io questo invece lo voglio dire a tutti noi. Un partito che subisce una serie di colpi così e non è in grado di reagire, ma che futuro può avere? Noi dobbiamo guardare le cose ad occhi aperti, non dobbiamo raccontarci delle panzane. Un partito che non è in grado di reagire, e reagire non significa solamente alzare una bandiera e sventolarla. Reagire significa portare la nostra discussione all'altezza necessaria, perché il fatto che noi siamo una forza che ha subito queste sconfitte non è che ci deve far dimenticare il resto del mondo e quello che abbiamo di fronte, la sfida che abbiamo di fronte. Il nostro partito ha un problema teorico, in primo luogo, prima di tutto il resto, perché non ha lo strumento per leggere quello che sono i suoi compiti. Il nostro dibattito da questo punto di vista è una babele. Cioè, noi abbiamo... ormai, proprio dal punto di vista delle impostazioni, delle ispirazioni, la glorificazione del fare nella forma più minima. Caricature, scusate, vado un po' con l'accetta, ma non vorrei parlare due ore. Caricature, ma riletture improbabili della storia del Partito Comunista, revival togliattiani con invenzioni storiche assolutamente
improbabili. Il sempiterno alleantismo, perché questo poi rimane sempre al di là di tutto, la glorificazione, l'ultima moda è sempre... compagni, di questo passo qui, se noi non troviamo un filo da tirare, se noi non troviamo, l'ha detto uno scrittore che era un reazionario, ma secondo me ha detto una cosa sacrosanta, il marxismo lo conosciamo tutti, ma la verità di quel giorno del marxismo è sempre una scoperta, quella che è necessaria per indicarti i tuoi compiti in quella determinata fase. Noi da questo non usciamo, sempre a cercare una nuova moda. L'ultima moda, questo è un punto importante, è questa questione dell'uscita dall'euro, rottura dall'euro, e anche qui non si può fare gli equilibrismi e parlare una volta di Europa, una volta di questa Europa, una volta di come funziona questa Europa. Bisogna avere una lettura che vada al nocciolo delle cose. E allora qui vorrei ricordare a tutti noi, ma in particolare ai compagni del terzo documento che giurano su Marx, Lenin e Gramsci quasi in ogni pagina del loro testo, che il marxismo ci parla sì della crisi, della sovrapproduzione, del calo del saggio di profitto, della proprietà privata dei mezzi di produzione, ma ci parla anche del fatto che in questa società e in questi rapporti di produzione lo Stato nazionale è un ostacolo che va superato, ed è un ostacolo allo sviluppo della società, della civiltà e dell'economia. Ed è su questo che il marxismo per cent'anni ha discusso. Ed è da lì che nasce la crisi anche del processo, del tentativo di integrazione europea su basi capitalistiche. Ora io vorrei che tutti i compagni, e questo è trasversale in questo partito, perché c'è nelle varie mozioni che dicono bisogna recuperare i margini di sovranità, pezzi di sovranità, mi spiegassero una cosa, perché io non l'ho capita. Se si dice, come tutti noi diciamo, che non esistono i margini del riformismo, che sono stati demoliti dalla crisi, che sono stati demoliti dalle politiche europee, che questi margini in Europa non esistono, spiegatemi perché dovrebbero esistere su base nazionale, perché io non lo capisco e secondo me è una pura illusione, è una fantasia. Se noi ci mettiamo in questa linea di ragionamento ci possiamo trovare sulle posizioni più strane nei prossimi anni. Ora, questo è un grande problema, perché in una discussione in cui nessun pensiero è sviluppato fino in fondo, nessun ragionamento è sviluppato fino alle sue conseguenze, appunto la responsabilità di quello che si dice, si propone, si fa, poi non viene mai assunta. Noi abbiamo avuto ieri un intervento del compagno Vassilis, che ci ha portato il saluto di Siris, che è stato un intervento che io ho trovato combattivo e anche appassionato, e che credo che tutti noi abbiamo apprezzato molto. E io vi invito a riflettere su alcune delle cose che ci ha posto, perché innanzitutto ci ha ricordato che siamo in una fase estremamente instabile. Sicuramente a tutti noi è venuto da sorridere quando ha detto si può passare in poco tempo dal 2 al 30% dei voti, perché però è la verità, questa è la storia di Siris, del sinaspismo, cioè è una situazione destabilizzata in cui la crisi e il conflitto sociale possono veramente cambiare rapidamente e anche in maniera inaspettata il quadro politico. Però compagni, noi non possiamo aggrapparci ogni giorno a un mito diverso, neanche al mito dei compagni di Siriza o del compagno Tsipras. Io lo dico qui e me ne assumo la responsabilità. Io seguo per quello che posso e invito tutti voi a farlo attentamente i dibattiti di quel partito, ma non perché ne abbiamo il mito, perché la Grecia è effettivamente un punto alto del conflitto e dunque noi dobbiamo sapere esattamente cosa si produce lì. Io ho letto i materiali congressuali in parte di quel partito, gli interventi che Tsipras ha fatto al Forum Kreisky e in altri posti. Se si pensa e se Siriza vince le elezioni, come potrebbe, come ci ha detto ieri il compagno Varsilis, e tenta di fare quello che si sta dicendo, e cioè di portare la Grecia fuori dall'austerità senza rompere troppi cocci e dunque salvaguardando la sua permanenza nell'euro, questi compagni rischiano di andare incontro allo stesso disastro a cui siamo andati incontro noi, su proporzioni estremamente più drammatiche. Perché adesso noi facciamo l'autocritica con una quindicina d'anni di ritardo sull'aver pensato di poter condizionare l'Europa, la costruzione dell'euro, ma adesso le condizioni sono molto più drammatiche, sono molto più stringenti. Lo dico qui, dico una cosa che magari può sembrare fuori dal mondo, prendiamone nota perché dovremo discutere ancora di questo. Ora,
Le responsabilità. Io vi annoio leggendo tre righe di un testo che forse qualcuno di voi conosce. Il fatto che, parlando dell'Italia, il fatto che nessuna forza politica o sindacale si ponga in sintonia e dia un'espressione organizzata allo stato d'animo, di rabbia e di opposizione che esiste fra la gran maggioranza dei lavoratori e dei giovani, ha l'effetto temporaneo di ritardare lo scoppio di una protesta. Ma inevitabilmente questo le conferirà un carattere esplosivo, spontaneo e inatteso, come è successo per i principali movimenti nel mondo in questi anni. Io sono contento di aver votato una mozione in cui erano scritte queste parole, perché l'ho visto succedere a Genova, come ha illustrato molto limpidamente questa mattina il compagno Franco Ferrara quando ha descritto lo sviluppo di quella lotta. Un partito che non è in grado di fondare la sua prospettiva sulla capacità di vedere il potenziale di queste rotture, può sventolare tutte le bandiere che vuole, ma i comunisti senza rivoluzione, i comunisti che non credono nel conflitto di classe, mi dispiace, ma non sono quello che dovrebbero essere, non sono quello che vorrebbero essere e non lo saranno mai, perché è solo su questo che si può fondare un'altra prospettiva. E noi non facciamo il bilancio delle lotte chiedendolo al nostro consigliere comunale, glielo chiediamo anche lui naturalmente, non siamo a commentare a bordo linea, compagni, ci dobbiamo stare un attimo con la testa e col cuore, se no rischiamo di essere quelli appunto che stanno a osservare cose che succedono fuori di noi. Io finisco dicendo questo, che la proposta del partito di classe che noi abbiamo tentato di sintetizzare non è pertanto un modo diverso, è un tentativo diverso di ricomporre o riscomporre o riaggregare gli spezzoni che tutti noi conosciamo, di cui noi siamo una parte, della sinistra italiana. Non varrebbe la pena di esercitarsi in questo. È un rimescolare sempre gli stessi pezzi e il puzzle non funziona mai. È una necessità storica, ma è anche, io credo, il terreno della lotta per l'egemonia nei prossimi anni. Perché adesso, dopo la fine appunto delle larghe intese e dopo che il PD si divide come si sta dividendo, domani ci saranno le primarie, e si va ricomponendo e ridefinendo all'interno di quel partito quella che Massimo D'Alema dice, ci sarà di nuovo la componente riformista e dunque è un nuovo tentativo di cooptare e di ingabbiare larghi pezzi del movimento operaio, certo anche di burocrazie sindacali, all'interno di quel legame, di quella subordinazione di classe che è quella che paghiamo da 20 anni col centro-sinistra fino alla formazione dello stesso Partito Democratico. E dunque la questione del partito di classe e del programma di alternativa non è qualcosa che noi dobbiamo vedere come un processo di cui dobbiamo discutere nel vuoto, è qualcosa che sgorga se guardiamo con occhi o con uno sguardo obiettivo quello che sarà la contesa egemonica nei prossimi anni per definire dove va, non la sinistra, non lo spazio, ecco, ci sono queste espressioni, no, dobbiamo costruire uno spazio, no, lo spazio sono quelli che chiedono i ceti politici, io non voglio costruire nessuno spazio per chissà chi, ma dove andranno a dislocarsi le forze e le linee del conflitto di classe in questa nuova situazione che si definisce. E noi abbiamo una responsabilità, lo dico, perché noi in questo congresso non abbiamo convinto i compagni, come non abbiamo convinto il gruppo dirigente uscente a fare altre scelte, non abbiamo convinto i compagni. Penso che fosse abbastanza evidente che non abbiamo fatto una mozione per prendere voti facili, abbiamo voluto cercare di porre le questioni nella maniera più netta rispetto allo stato del partito. E però non abbiamo avuto la capacità, e io questo problema me lo pongo, perché naturalmente, finisco, i conti li dobbiamo rendere tutti. Ora, io do solamente questa risposta. È stato agitato anche qui, anche nella relazione, anche in qualche intervento, un patriottismo di organizzazione che noi conosciamo, perché a tutti noi c'è stato qualcuno che ce l'ha spiegato. I padroni hanno tutto, noi abbiamo solo l'organizzazione, dunque l'organizzazione è la cosa più importante che abbiamo, non abbiamo i soldi, non abbiamo i giornali, non abbiamo il TV, non abbiamo le università, non abbiamo eccetera. E questa è la grande forza che tiene insieme da sempre il movimento operaio.
L'attaccamento all'organizzazione in cui hai militato, in cui magari hai militato per la prima volta, in cui ti sei formato, in cui ti sei risvegliato, in cui hai imparato l'essenziale che ti guida nella tua lotta politica. E però, cari compagni, anche questa forza, che è una grande forza coesiva nella nostra storia, può diventare un catastrofico freno. Anche la socialdemocrazia aveva una grande forza, un grande patriottismo di partito. E poi quando votò i crediti di guerra, quel patriottismo di partito divenne lo strumento della classe dominante. E dunque io penso che questa forza non vada né negata, né sbeffeggiata, né tantomeno abbandonata, ma oggi voglio dire molto chiaramente che non è stata affidata a un progetto politico, e io penso anche a un gruppo dirigente, anche se li dobbiamo ancora in gran parte eleggere, che non merita più questa fiducia e non merita più di essere depositario di queste speranze. Io non credo che il dibattito può dire tutto. Abbiamo cercato di essere il più responsabili possibili dicendo le cose nella maniera più chiara. Però, compagni, ve lo dico, in un partito che sta nella nostra condizione, la prova dei fatti non verrà solo dal dibattito di lunedì, martedì o mercoledì mattina. Noi dovremo mettere alla prova le nostre ipotesi politiche in un campo più largo, nel movimento in quanto tale, fra i lavoratori, fra i giovani, nella contesa politica. Perché è solamente lì che si potrà vedere se le cose che abbiamo detto in questo congresso hanno un senso oppure no. Io credo di sì, e voglio dire che per quanto questo congresso, per questi motivi, secondo me ci vede più divisi che mai, anche quando gli scontri apparivano più aspri, è una proposta che innanzitutto noi vorremmo praticare e tenere sempre aperta per le compagne e i compagni di questo partito. Grazie.